15 minuti con è la nostra trasmissione in cui approfondiamo degli argomenti con degli ospiti. Voi sapete già, ci riconosciamo già, abbiamo fatto l'autismo per ben 7 trasmissioni, ma questa è una trasmissione particolare. È particolare perché intanto è in memoria di Cesare Ventre. Ve lo dico perché era mio amico e amico di Sandra, amico di tutti. Potremmo dire tranquillamente che Cesare era un amico di tutti. Ci ha lasciato, ma dentro di noi c'è ancora il ricordo come se lui fosse qua. E a Cesare, in memoria di Cesare, che noi continuiamo ad andare avanti credendo nel fatto di poter aiutare. Intanto ad aiutare a riflettere le persone sulle questioni che succedono, potremmo dire, nel territorio. Ospite oggi è ospite Roberto Picariello. Noi faremo una discussione. Voi, se ci volete ascoltare, ci volete vedere, ci farà piacere. Però vi invitiamo a riflettere perché pensiamo che sia giusto che non ci passi tutto sulla testa. Roberto è di Bellizzi, Sì, no? sono di Bellizzi. Ha visto? Ecco, allora noi cominciamo col territorio dicendo. Ospiti Bellizzi, intanto. Onorato. Senti, ma non abiti più a Bellizzi? No, da Come anni fai? abito fuori da Bellizzi. Fuori da Bellizzi. Tua moglie scrive per un giornale. Sì, che purtroppo ha Adesso no. cessato. Ma fa il settimanale, il Farà non quotidiano. settimana. Riprende il quotidiano E fa delle belle. dell'Irpinia. Ecco, fa delle belle cose che riguardano Mi fai soprattutto la arrossire, tradizione, sì. mi fai arrossire. No, è che sappiamo perfettamente che alcune cose sono abbandonate. Quello che non è abbandonato, e di cui vorremmo parlare con Roberto, è questo processo culturale che esiste in città, soprattutto ad Avellino, forse un po' in tutte le grandi città, ma Avellino non è. Io sono, potrei dirlo, come Roberto ha detto, sono di Bellizzi. Io sono nato a Sant'Antonio Abate, a Basce Sì, Sant'Antuono faccio il si dice. cronese. Ecco, quindi. Sono avellinese puro sangue e è sempre esistito questo modo di esclusione. Mentre oggi si parla molto di inclusione, c'è sempre stato un processo culturale di esclusione. Che voglio dire? Volete saperlo? Per esempio, i bellizzani dicono scendo ad Avellino come se fosse un'altra città. Quelli di Rione Ferrovia, diciamo della ferrovia quartiere, dicono salgo, vado ad Avellino. Quelli di Picarelli dicono arrivo un poco ad Avellino. Anche quelli di Valle dice ormai siamo. Ma questo processo che vede un atomo con tutti i suoi neutroni, che sarebbero le periferie, io non lo condivido, Roberto. Io penso che noi siamo un tutt'uno. Si parla di globalizzazione, si parla di internalizzazione. Però Bellizia è una cosa, Avellino città è un'altra cosa. Tu lo condividi? Allora bisogna dare due letture però a quello che tu Aiutaci. hai introdotto. L'introduzione storica della frazione, che ha la sua identità, che solo con l'editto di Vittorio Emanuele è stata assorbita nel comune di Avellino e ha perso il comune, l'identità comunale. E la seconda cosa che purtroppo fa male a sentirsi dire periferia. Periferia è un'identità che vuol dare un'istituzione a come dire, a un disegno geografico della sua città. Anche Come dire ai margini, come dire. ai margini è un altro aggettivo odorante. Ecco. Marginalizzare, portare lontano. L'errore che si è sempre fatto, quello di non creare un'osmosi tra le persone che vivono sulla circonferenza della città e il centro della città. Tu sai che io ho fatto la storia di Bellizzi, un documentario di circa L'ho 30 visto minuti. grazie a un bellizzese che purtroppo non c'è più, che Non me c'è più. lo segnalò. E ti dico subito, tu hai citato il re Vittorio Emanuele,
Siamo circa nel 1935, 37, 38. 38. 38, esattamente. Bellizzi aveva la sua identità, il suo comune, il suo consiglio comunale. Consiglio comunale, il cimitero che è rimasto. Sì, ed erano circa 1800 abitanti, 2000, come un paesino di quelli che oggi esistono in provincia di Avellino. No, come tutt'oggi raccoglieva prima, oggi raccoglieva Bellizzi, Contrada Credazzo, Contrada Cesina, Contrada Tufarolo, sotto la settima circoscrizione. Ecco, parliamo. La stessa numero di cittadini. Ecco, io ti dico una cosa. Questa cosa della settima circoscrizione, che cosa rappresentava per Bellizzi? Rappresentava la voce del territorio, la voce di chi viveva questa realtà. Oggi si interpreta tutto dal comune di Avellino. Cioè chi sta nella stanza di Piazza del Popolo, o chi amministra in questo momento o nei momenti passati la città, diceva sempre: chiama la periferia, chiama la marginalità, chiama la frazione. Ma Bellizzi era un casale importante. Pensa che persino Caracciolo decisero di portare i loro amici non ad Avellino, a Bellizzi. Avevano fatto delle zona di caccia. Bellizze, zona di caccia, zona Bellizzi, dove c'era l'acqua, il fiume, tutto. Dove veniva inglobato in questo territorio sia Bellizzi che San Raffaele, che è una che prima rientrava nel territorio di Bellizzi, adesso fa parte del comune di Aiello del Sabato. Allora, però quello che tu dicevi sul circoscrizione, il decentramento legislativo, ma chi ha deciso di annullare tutto poi? È stata una legge nazionale dove diceva che le città con meno di 100.000 abitanti non potevano avere le circoscrizioni. Perché poi la municipalità è un'altra definizione. Non è una definizione, per legge i territori, a prescindere, là sono riconosciuti in base sia alla storicità di quel territorio, sia in base al numero dei cittadini. Noi ad Avellino, noi a Bellizzi potremmo avere, ed è stato chiesto in circoscrizione, il riconoscimento di municipalità, perché ci sono le identità storiche che abbiamo elencato poco fa, che ci può dare questo riconoscimento che ti permette di avere in consiglio comunale un rappresentante della municipalità che può portare le istanze e i bisogni dei cittadini. Però non è marginale per quanto riguarda le persone e i personaggi, a parte la memoria volevo di Cesare. Volevo soltanto continuare che è vero che le circoscrizioni non esistono più, ma prima esistevano i comitati di quartiere. I comitati di quartiere era un'altra identità, aggregazione non istituzionale, però riconosciuta dalle istituzioni, era portavoce dei bisogni dei cittadini. E che anche questo si è perso. Nella nostra frazione, io non la vivo più come da giovane quando l'abitavo, vedo molta marginalità, molta poca identità. Ma chi la mette in moto? Scusami, tu sei di Bellizzi, sì. Io sono di Avellino. Ma chi mette in moto questo processo culturale di marginalizzazione, di esclusione? E chi lo può mettere in moto? Chi ha in mano, ha in mano i fini delle istituzioni. Se tu a Bellizzi non vuoi far funzionare una struttura polivalente, che è una centralità dell'aggregazione sociale, dove i ragazzi possono giocare, confrontarsi, lealmente partecipare alla vita di quel campo di calcetto, e viene tenuta chiusa. Io adesso sono passato di là perché abitano i miei genitori là vicino, e i rovi hanno superato. È una savana, fa male il cuore, perché a me mi hanno abituato. Io ricordo quando ero giovane, che avevo 14 anni, che aiutai a fare il campetto polivalente, perché era un campo là di seminativo, e ci mettemmo insieme alle persone di Bellizzi. Io aiutavo a portare le pietre, costruimmo i muri, si edificò la prima parte del campo polivalente.
Dopodiché fu strutturato, l'istituzione intervenne, perché fu il comitato di quartiere che iniziò i lavori. Poi intervenne le istituzioni e fecero i campi, lo spogliatoio. Scusa, ti voglio portare soltanto questo ricordo che purtroppo mi fa male il cuore vederlo ancora oggi. Io non voglio vedere. A 50 anni, quando io avevo 12 anni, 13 anni, le istituzioni mi hanno insegnato ad andare contro legge, perché io per usufruire della struttura polivalente che stava crescendo, era in costruzione, mai consegnata alla cittadinanza, ci costringevano a scavalcare la rete. E per me questo oggi è una riflessione che vederlo fare ancora dei giovani in questo periodo mi fa male. E mi fa male perché le istituzioni insegna a trasgredire le regole. Ottimissimo, scusami Roberto. Trasmissione noi l'abbiamo elaborata la storia, bisogna sì, portarla per evitare di fare gli stessi errori. Se non si conosce bene il passato, non si può neanche costruire il futuro. L'hanno detto tante persone, filosofi, storici. Ma io dico, questa trasmissione nostra, noi vogliamo avere un obiettivo, quello di eliminare la marginalizzazione, cioè far capire anche ai nostri conterranei, gli avellinesi, eccetera, che Bellizia ha una sua identità, una sua cultura, una sua tradizione. Scusate, ma è parte di Avellino, è parte di un corpo che potrebbe essere tutto definito, quale lo è, Avellino. Lo faremo con Bellizzi, ma lo faremo anche con Rione Ferrovia, con Picarelli, con Valle. Perché? Perché vogliamo andare controcorrente, vogliamo dire a coloro che vogliono marginalizzare che non è vero, che noi siamo per l'inclusione di tutti. Lo fanno con i diversamente abili, lo fanno con i cittadini, ma Bellizzi c'ha delle persone, io ho conosciuto delle persone anche quando ho fatto la storia, a parte il nostro amico Cesare Vendre, che hanno cultura, hanno un ruolo nella società importante. Ma ti faccio degli esempi: c'è un giornalista che si chiama come te, Picariello Antonio, se tu leggi gli articoli sono ottimi di politica. Poi Peppino D'Amore, grande medico, eccetera. Ti ci ricordiamo, qualche politico pure c'è stato qua, però dico soprattutto persone che hanno dato al resto della città prestigio. E adesso la scuola elementare non c'è più, a Piazza Napoli dove mi abbiamo mi hai tolto le parole di bocca. A Piazza Napoli queste sono quelle cose che le istituzioni dovrebbero rendere accessibili ai cittadini. La marginalizzazione passa anche da questo, sì, toglierti il terreno. I bambini che crescono in questa frazione vanno a San Tommaso, andranno ad Avellino, andranno dove i genitori lavorano, perché sono più vicini al, dove possono essere accompagnati e ripresi dopo la scuola. Allora, riattivare queste cose, come tu stavi dicendo, dalla scuola elementare. Ma il centro per anziani, la famosa CESA di Bellizzi, sono cose ma che... Ma tu conosci tante cose. Ma sì, ma perché... Ma scusami, probabilmente in Piazza Libertà non si fa un tubo, si cammina, si guarda, ma qui c'è la storia degli uomini, cioè sulla pelle di questi soggetti qua. C'è una cosa che arriva nei secoli, però deve morire. Ma perché? Perché è un disegno? Perché ma si viene qua solo a chiedere il voto? Esatto. Ma questo poi è il colmo delle istituzioni. Mi sono ricordato il politico Lello De Stefano, per esempio. Anche lui è bravissimo. Bellizzi, anche lui. Noi però dobbiamo decidere da che parte stare. Tra chi, ha marginato le frazioni e chi invece come te le vuole portare al centro della città. Benissimo, sì, questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo, credo, che ci dobbiamo dare e ti devi dare. Perché se noi abbiamo un'istituzione come quella della Zezza, è oggi che si stanno preparando per il carnevale, e ancora non abbiamo un carnevale. Cioè non un carnevale, ancora non abbiamo un museo. Vedi.
dove... il palazzo a Piazza Napoli, ma c'è tanto palazzo abbandonato. No, c'è la sede comunale storica, la sede comunale, la sede comunale storica dentro con tutti i nomi. Ma per fare... però l'importante dobbiamo approfondire che la Zezza di Bendizzi divenga istituzione. Diventa memoria storica in un museo nella frazione di Bendizzi Irpino, perché questo può creare anche posti di lavoro in un momento di bisogno economico dei cittadini. Hai ragione, Robè. Noi dobbiamo proiettarci oltre. I tempi sono stretti, li abbiamo finiti. Io ringrazio Roberto, ma non finisce qua con Bendizzi.